Si lavora senza sosta anche nel giorno di Ognissanti e nelle domeniche per accelerare i tempi del cantiere infinito di Via Mazzini a Viareggio. Gli operai erano al lavoro anche nel giorno festivo che ha segnato la riapertura, dopo 4 mesi di stop, del tratto centrale della strada, quello che va da Via Battisti a Via Fratti, riaprendo almeno in parte l'accesso alle auto per chi proviene dalla Pineta. È di fatto il cuore commerciale della nuova Via Mazzini, racchiuso fra le due strade pedonali e per questo valorizzato da un marciapiede molto più ampio, in finitura in queste ore, a favore di shopping. La riapertura di questo isolato dalla sera del 31 ottobre è stata voluta a tutti i costi per favorire il lungo ponte dei Santi. Mentre più della metà di Via Mazzini a questo punto ha assunto la forma definitiva, con ciclopista, marciapiedi, parcheggi all'isca di pesce, illuminazione nuova, il cantiere si sposta così nel tratto da Via Battisti a Via Paolina, trascinando verso mare i disagi causati dalla chiusura della strada. Dall'inizio dei primi lavori lato stazione, a settembre 2023 fino ad oggi, molti commercianti hanno lamentato con forza un calo drastico delle attività e dei fatturati, appellandosi al comune per ricevere qualche forma di indennizzo, ipotesi che il sindaco Giorgio Del Ghingaro in un'intervista recente a Noi TV ha del tutto escluso. Non è assolutamente un'ipotesi sul campo, hanno subito dei disagi, subiranno dei benefici nel momento in cui la strada sarà pronta, perché sarà ovviamente un miglioramento concreto e molto evidente di quella zona, per cui no, non potremmo nemmeno naturalmente permettere una cosa di questo genere, perché gli esempi sarebbero tantissimi. I tempi di realizzazione di Via Mazzini sono quelli stabiliti nel bando, non ci dovrebbero essere ritardi, quindi dovremmo terminare entro quest'anno.